Maria Catanzaro, assessore ai servizi sociali del Comune di Rometta. Un intenso programma in quest'estate e una sensibilità particolare per i temi ambientali, piante marittime della duna costiera. Il Comune di Rometta, sempre sensibile in prima fila nei temi ambientali, e questo impegno è un po' su tutto il calendario. Allora, buonasera a tutti intanto. Rometta con la nuova amministrazione, spinta e spronata dal sindaco Roberto Abbadessa, ha voluto e vuole rivalutare la costa e il paese in tutto il suo contesto, mare e monti. Abbiamo un contesto territoriale molto variegato che permette tra l'altro ai cittadini, ai turisti, di riscoprire delle realtà che forse non sono note a tutti, proprio il mare e i monti. Tutto nasce da un evento promosso da me stessa, ma principalmente in collaborazione con Legambiente e Tirreno Ambiente, che ha voluto promuovere proprio la pulizia, la cultura del bene comune, con la data del 22 giugno, quando è stata promossa proprio l'iniziativa di pulizia delle spiagge, aderendo a quelle che sono le iniziative poi a livello nazionale. E da lì io mi ero ripromessa, promettendo a tutti, che avremmo portato avanti questa volontà della cultura proprio dell'ambiente. Ed ecco perché in un calendario che vede sì spettacoli, teatro, non poteva che esserci anche una giornata, una serata dedicata alle dune e quindi alle piante pioniere. E che anche in quell'occasione sono state riscoperte dai bambini che non conoscevano, perché negli anni un po' il malcostume, l'edilizia che ha lasciato a desiderare, non c'era una programmazione, non c'è stata mai una pianificazione, ha in parte distrutto e i nostri figli sconoscono. Io ricordo che la costa era molto più ampia, c'erano i canneti, c'erano delle piante bellissime che ormai stanno scomparendo, quindi è importante proprio la riscoperta della duna e la rivalutazione della duna. Grazie.